Aspetta, dov'è andato il fantasma? Dov'è andato? È andato qua sopra prima. Dov'è? Fantasma, esci fuori. La Pitto Family ti sta cacciando. Dacci subito l'indizio del tesoro di Capitan Gattini. Vera, tu vedi il fantasma? No, non lo vedo. Dov'è finito? Non lo so, è uscito qua fuori prima, ma adesso non lo so. Forse sta nascosto da qualche parte, per questo non lo vediamo. Ah, Pitto Family, avvertiteci se per caso vedete quel furfante di fantasma da qualche parte. Perché, allora, nello scorso episodio abbiamo visto che lui possiede il prossimo indizio del tesoro. E il Capitan Gattini ci ha informato che a questo fantasma piace mangiare. Quindi, controlliamo se sta qua nel negozio sushi. Aspetta, no, riesco ad entrare. Ok, entra, sì. No, qua non c'è, è vero, non sta nel negozio sushi e quindi... No, chi è che ha fatto questo buco qua? C'è sempre stato? Vera, vieni a vedere un attimo. Cos'è questo buco qua a forma di L? Dove sei? Non ti vedo. Dove? Ah, qui nel cespuglio, non lo so. Sì, questo qua, chi è che ha fatto questi buchi? Non ne ho proprio idea. Una finestra dei cespugli? Almeno che il fantasma non abbia mangiato l'erba. Può darsi, sì, siccome ha mangiato già tutto quanto da casa mia e magari, non lo so, gli piace l'insalata, può darsi che sì, allora avrà mangiato questi cespugli qua. Allora è passato di qui. Aiuto! Vera, è Puzzino, è Puzzino! Pitto Family a soccorso, cosa sta succedendo laggiù? Arriviamo, Puzzino, cosa succede? Ma che cosa? Cos'è questo pacco regalo gigante? Vera, vieni subito a vedere. Guarda questo pacco. Wow, un regalo tutto per noi. Puzzino, cos'è questo regalo? L'hai fatto tu? Ecco, veramente no, Vittorio, ti stavo chiamando per questo. Perché? Perché dovresti urlare se ci sta un regalo gigante? Ecco, Vittorio, non lo so. È comparso così tutto quanto all'improvviso ed è molto molto strano. È comparso qua nel nulla, ma quindi non l'hai fatto tu? No, non l'ho fatto io. Vera, c'è qualcosa che non va in questo regalo. È molto molto sospetto. Cioè, il fantasma scompare e all'improvviso compare questo regalo qua, puff, dal nulla. Non lo so. Oh, Vera, vieni a vedere dietro. Vieni a vedere qua dietro. Un regalo per voi, cara Pitto Family, Capitan Gattini. Vera, Capitan Gattini ci ha fatto un regalo, ma lui è cattivo. Infatti, come mai? Forse il boss era diventato buono? Non lo so. Aspetta, se la porta vuoi varcare, il fantasma devi trovare. Aspetta, Vera, può darsi che qua dentro ci sia il tesoro di Capitan Gattini, forse. Urrà! Allora, aspetta, e ci sta anche la porta, però non me la fa aprire, no, niente, a te te la fa aprire la porta. Eh no, Vittorio, vedi, sta scritto là vicino, dobbiamo trovare il fantasma. Sì, forse sì, mi sa che trovando il fantasma poi questa porta qua si sbloccherà. Allora, Pitto Family, dobbiamo trovare il fantasma. Ragazzi, Puzzino, per caso hai visto il fantasma che passava da queste parti? No. Ma va bene, però non lo so. Pitto Family, Puzzino parla sempre ultimamente in un modo stranissimo, ma chissà perché. Comunque, allora, sì, dobbiamo, Pitto Family, dobbiamo creare una trappola per il fantasma. E siccome nello scorso episodio abbiamo visto che il fantasma adora mangiare le cose, adesso, quindi, ci servirà un'esca. Sì, assolutamente sì. Allora, vediamo un pochino, vediamo, ah sì, mi è venuta l'idea. Andiamo in cucina e prendiamo una bella torta. Sono caduta in acqua, aiuto. No, dove era? Dove sei? Sono qua, aiutatemi. Vera, no, ma tu sei una cagnolina, sai nuotare, tu basta che salti e vai qua sopra. Ok, sono sana e salva, scusate. Hai visto? Hai visto che ce la potevi fare? Perfetto, allora, dopo questo episodio di Vera che cade nell'acqua, allora dobbiamo trovare la torta per attirare quel fantasma. Però molta, molta attenzione, perché qualcosa mi dice che ci sta osservando da qualche parte. Quindi occhi aperti. Allora, non ho la torta, Vera, però ho un biscotto. Tu dici che al fantasma gli piacciono i biscotti? Un biscotto al cioccolato? Sì, secondo me lo attira. Aspetta, allora, andiamo qua fuori e tendiamo una trappola.
Allora, facciamo qua, andiamo vicino alla fontana. Anche se però, Vera, ecco, io avrei un pochino di fame. Quasi quasi lo mangio. No, non lo mangiare, Vittorio, ci serve per biscotto. Lo so, però ora sto morendo di fame, lo devo mangiare. No, non lo... mi dispiace, allora ne prenderò un altro. Sto arrivando, ho portato la carne. Allora, adesso mettiamo la carne qua a terra e aspettiamo che arrivi il fantasma. Prima o poi si farà vedere quel birbone. Quasi quasi vado a mangiare quel pezzo di carne. No, Vera, non la mangiare. Non la mangiare, Vera, è del fantasma. Dopo ti do un biscotto, ok? Vabbè, stavo scherzando, tranquillo. Ok, tendiamo la trappola. Sì, allora mettiamoci qua dietro l'albero. Vieni. Sì, impuntati i piedi dietro l'alberello. Adesso massimo silenzio e aspettiamo che arrivi. Sì, silenzio. Eccolo, Vera! Eccolo, lo vedi? No, aspetta, guarda, scompare e riappare. Riesce a volare. Ma aspetta, ma sono l'unica che non lo vede. Guarda, sta là, si sta girando intorno e subisce i spugli. Guarda, lo vedi vicino all'albero dove sta la casetta? Sì, l'ho visto. Sì, l'hai visto? Guarda. Si sta guardando intorno per vedere se c'è qualcuno vicino alla carne. Non sa però che noi siamo nascosti qua dietro. Andiamo, a tre saltiamo e la ciuffiamo, ok? Ok, sono pronta. Allora, 1, 2 e 3. All'attacco, fantasma, vieni qua. Eccolo, sta qui. Prendetelo, sta sopra le siepi. Oh no, come facciamo ad arrivare là sopra? Non possiamo lasciarcelo sfuggire. Prendiamolo. Dov'è? Eccolo qua. No, adesso sta vicino alla casa. Sta qua, Vera, lo vedi? Dove? Dai, aspetta, fantasma, non riuscirai a scappare. No, è scomparso. Vera, ma riesce a teletrasportarsi? Non lo vedo più. Dov'è finito? Dove sta? Eccolo! Compare e riappare all'improvviso, a caso. Aspetta, devo saltare qua sopra. Ecco. Ma che stai impazzendo? Vera, sta facendo il giro tondo. No, è caduto in acqua. Ok. Vieni qua. Ti aspetto, dacci il prossimo indizio di Capitan Gattini. Aspetta, eccolo qua. Sì, fantasma. Parla subito. Subirai la furia di Vera. Mi attacco. Ecco qua. Agguato, dove cerchi di andare? Oh, Vera, sta facendo il giro della casa. Non riuscirai a scappare, maledetto. Alla riscossa. Sta andando nel bosco. Si vuole rifugiare nel bosco. Nella casa abbandonata del bosco vuole andare. No, non lo lasceremo sfuggire questa volta. Sì, l'ho incappolato. Aspetta, prendi questo. Ah, è finito in trappola, Vera. No. Manca pochissimo. Vieni qua. No. Dai, ce l'hai quasi fatta. Dove scappi? No. Sì, abbiamo sconfitto il fantasma. Sì, adesso andiamo ad aprire il regalo. Ok, adesso abbiamo sconfitto il fantasma, quindi la porta si dovrebbe aprire, tecnicamente, no? Andiamo a vedere subito. Sì, allora, la porta del regalo stava di qua. Adesso apriamo la porta della... Vera! No, non è possibile! Che cosa c'è, Vittorio? Cosa c'è? Vera, il fantasma sta ancora là! Ma che cosa stai dicendo? Oh no, e adesso? Ma sbaglio, è diventato anche più grande. È diventato più grande, guardalo. Ma ce n'è un altro allora? Sì, guarda, vedi. Oh mamma, è diventato gigantesco. Ma com'è possibile? Sì, e sta là, ci sta aspettando. Non è che adesso che sediamo là ci scassa di botte? Non lo so. Oh, no, aspetta, non è possibile. Come si salta? Aiuto. Ma aspetta, ma questo significa forse che i fantasmi sono immortali, giusto? Non li possiamo sconfiggere così con la spada. Mi sembrava un pochino strano. Forse mi sa, Vera, che l'unico modo, l'unica cosa che possiamo fare adesso, mi sa, è quello di catturarlo per forza. Ma come facciamo, Vittorio? Salve, signor fantasma. Come va? Vera, è gigantesco, sta scappando. No, dobbiamo creare una trappola per fantasmi e dobbiamo attirarlo là dentro.